la cucina. E siccome sono tornati i miei figli, oggi ho pensato di stupirli con degli effetti speciali. E in realtà è una ricetta molto semplice, originale e salutare. Gli gnocchi di ceci al profumo di limone. Questi sono gli ingredienti: ceci lessati e scolati, farina di ceci, 2 limoni biologici e piante aromatiche del giardino, rosmarino, salvia, alloro e timo limonato, accompagnati come sempre da olio, sale e pepe. Frulliamo i ceci con una puntina di acqua e di olio. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo così, ci grattiamo dentro un pochino di scorza di limone. Poi aggiungiamo la farina. Questi erano 350 g di ceci secchi che io ho ammollato e lessato. E questa è 300 g di farina. Molto probabilmente non se ne assorbirà tutta. Vediamo quanta ne assorbe. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, un pizzico di pepe e un altro filin d'olio, che un po' ne abbiamo già messo per frullare. Quando abbiamo raggiunto una densità pari a quella degli gnocchi normali, la appoggiamo nel frigo coperta con una pellicola che continuerà a rassodare. Nel frattempo noi possiamo preparare il condimento. Allora, partiamo mettendo delle scorzette di limone, mi raccomando solo la parte gialla, infatti vi consiglio di usare uno sbucciapatate. Bastano 5-6 scorzette così. Ecco. E poi aggiungiamo le piante aromatiche che abbiamo preparato, quindi un pochino di salvia, qualche rametto di rosmarino, così. E io uso anche il timo limonato, perché richiama molto questa ricetta il limone, il timo limonato, lascerà un buonissimo profumo. L'alloro. E poi, attenzione, invece dell'olio dobbiamo mettere un bicchiere d'acqua, perché così tutte queste piante aromatiche rilasseranno i loro oli essenziali. E adesso possiamo andare sul fuoco. Ah, facoltativo, anche uno spicchio d'aglio a chi piace. Io ce lo metto. Evaporata in parte, aggiungiamo il succo di un limone, e un po' di olio d'oliva, extravergine mi raccomando, è sempre olio buono, e chiudiamo la fiamma. Dopo 10-15 minuti possiamo togliere le nostre piante aromatiche. Aggiustiamo la salsa di sale e pepe e un altro filin di olio. Poi eventualmente possiamo aggiungere sempre l'acqua di cottura se vediamo che sarà poca quando mettiamo gli gnocchi. Finiamo di lavorare l'impasto. Dovremmo avere un composto bello sodo. Adesso lo suddividiamo in 3 parti e con una parte andiamo subito sul fuoco. Con un paio di forbici faremo gli nostri gnocchi. L'acqua bolle, è già salata, quindi iniziamo a fare i nostri gnocchetti. Ricordiamoci che bisogna cuocerne pochi alla volta, come gli altri gnocchi di patate, e non appena vengono a galla
li scoliamo e li versiamo nella nostra padella pronta, dove c'è già il sugo che li aspetta. Un consiglio: se non vi sentite sicuri di tagliarli sopra l'acqua che bolle, potete prepararli anche in anticipo su una spianatoia, così, ma sempre con la forbice, perché dovranno avere questa forma allungata così. Dopo averli rigirati nel loro sughetto, possiamo impiattare. Ci mettiamo un pochino di parmigiano, grattugiato al momento, sempre meglio, un pochino di scorze ancora, ancora qualche fogliolina di timo limonato, questo dà un buonissimo profumo con questo retrogusto di limone. E decoriamo con un pochino di olio e voilà, gli gnocchi con ceci al profumo di limone e piante aromatiche. Grazie a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!